Mi stavo accingendo alla colazione quando ad un certo punto il nostro piccolo Tommy mi racconta una novella. Questa mattina si è alzato alle ore 7 per fare una corsetta, quando ad un certo punto... In una chiesa, non ne potevo più, finalmente si è mosso tutto quanto il cibo, è andato dallo stomaco all'intestino, quindi mi sono fermato appunto su una chiesa, essendo il giorno di Pasqua, volevo pregare ma non ho pregato, sono andato su quelle specie di scivoli dove parcheggi la macchina, sono andato lì, ho abbassato i pantaloni ed è venuto fuori un semiliquido, semiduro, una liberazione comunque, Però è la verità, Infatti volevo fare anche una foto, ma... Ma tipo nel piazzale della chiesa? No, c'è il scivolo, quando c'è il scivolo che vai giù e parcheggi le macchine. Ah, tipo. Ok. E là non sapevo dove andare perché il centro Milano, non sai che... E sotto l'ho abbassato e... Infatti adesso, questa è brutta però è reale e se volete ve la mostro, ma solo sul blog, Dani. Siccome adesso c'è la bolletta di merda, no, sulle mutande, cosa ho fatto? E la verità vi faccio vedere. Non so se avete visto che sull'appartamento qua ci sono le cassette, le videocassette. Sì. Ok, ne ho aperta una, l'ho tolta, ci ho messo mutande dentro, l'ho chiusa e l'ho messa là nell'armadio di sopra in modo tale che non ci puzzano. E quando mi ricorderò, forse se mi ricorderò, la prenderò, la butterò sul sacchetto, la porterò a casa e la laverò. È la verità, giuro, è la verità. Con chi cazzo stiamo girando? È ora di microfonare il nostro Murri. Aspetta. No, non pinza così, aspetta. Ciao, sono Murri e ho uno smoking. Ci prendono sempre il gioco di me. Guarda, mi mettono il microfono qui. Oh. Boogie, sono belli. Che serie potrei fare nuova? Esplodo di merda. Ce l'ho io. Murri a quattro ruote. Murri. Ciao, sono Murri e sono un Transformer. Sei già ubriaco. Perché quelle fanno cagare. Quelle che avevamo, sì, su quelle di plastica, di carta. Ok. Queste sono di metallo invece, se non vedo male. Di tela. Ah, vedi che io me ne intendo. Pelle di foca. E sappi che sarò io il vincitore di questo match, perché sono l'unico che conosce le regole. Ma cos'è, un incontro di box? Prendi una. Un match? Fare l'ordine dei punti. Il re di quadri ti piace o vuoi un'altra? Io mi sto agitando per te. Veramente? Sì, ne voglio un altro, più c'è chiaro. Possiamo la sparire. C'è chiaro. Però il re di quadri è una carta che mi porto sempre in tasca, che è abbastanza fortunata. Che palle, si è confuso, non so che dire. Ah, cioè, se tu a Thomas fai questo, si esalta e si... figurati se ti fai un gioco con le carte. Guarda Jack come smanetta le carte. Utilizzerai le tue carte o le carte che dà la produzione? Le carte della produzione sono dei mattoni. Bravo. Possiamo costruire case. Ha sentito il regista? Cosa fa? Ci snobba, ci prende in giro? Perché pensavo fosse abile a maneggiare case. Invece non lo è, ha bisogno dei suoi trucchi. Che magaccio. Dai, se volete facciamo il paragone. Oh mamma mia, no, mi faccia divertire il pubblico, guardi che magia. Cribio. Attenzione. Non rovini la magia, signor Valerio, che fa? Abbiamo un mago qua. Allora, attenzione, così è miscuglio all'americana. Classico. Così è miscuglio alla francese. Più al centro. Così invece è miscuglio alla colombiana. Ma lei è un burlone! Oh, che comicità, mi piace, lei è ilare. Queste non avendo i bordini, non capito, io posso, per esempio... fare finta di distribuire la prima carta e invece controllo l'asso, vedi? La mia paura è che poi non è marca sempre in più. Ma come fa? Lei è un mago. Maestro. Con i bottoni, guarda, amici. Ok. Ma se ne sbottoni uno o due... È sempre la parte più bella quella di farsi microfonare con audio, mamma mia, una delicatezza, è così piacevole. Hai sentito qualcosa? No, ho sentito niente. È un miracolo. Vai. Vedo! Allora la metto là. Sciagure. Calvizie, fallimenti di aziende e capannoni appena acquistati. Sì, ma sta guardando la sua di vita. Tradimenti, incidenti anche, malattie. No, porca madosca, Murri, madonna, incidenti, fallimenti. È bellissimo baciare la testa adesso, di un palato. Adesso riguarda meglio e vedrai delle fortune. Aspetta. Vedo un futuro di prosperità dove Murri lavorerà per l'ADL. Verrà assunto e pagato profumatamente, più di Davide Artusi. Conosci il gioco del cazzo?
No. No, però mi interessa molto. Prendi una. Prendi un cazzo. Prendi questa, un cazzo. Questa, no, questa. Guarda la ricorda, falla vedere. Guarda che ti spedisce il cazzo, Giorgio. Ok. Ti piace? Mettila sì. qua. Il cazzo o no, la carta? No, no. La carta sì. Tu l'hai vista? Voi l'avete vista? Sì. Okay. Avete visto il cazzo di Giorgio? Stai zitto, Thomas. Si mescolano le carte, ok? E ora attenzione, perché io farò diversi tagli, tipo così. Indica un mazzetto. Questo. Quindi non questo. No. Non questo. Questo è un pisello e qui c'è la tua carta ed è il gioco del cazzo. E... siamo pronti per iniziare il video. 5 minuti. Se mi appoggio così. Allora, io quando dai, lo devi fare in camera. Questo per barare, questo puoi firmarlo se vuoi, per barare è fighissimo, perché io nascondo la moneta nella mano. Il croupier ne dà 4, ok, con una mano, mentre da questa spara questa nella mano. E azione. Mego io. Prima l'ha fatta diverso, cioè doveva... lui è abbassato il gioco. Il movimento questo un po' prendermi per il culo Barone, le hanno messo un piccolo sollevamento? Mi ha messo sganeo? Sì, un po' ovvio. Sganeo! Lo sganeo? Le budande? Le budande, lo sganeo? Mi vado cambiando da, sì, di posa. Ti dico, intanto mi metto così. È veramente un gerundio. Prima. Vada cambiando. Questa che cazzo è? Se la faccio... mezzo busto? Sì, esatto. Allora... mezzo busto. Minchia, mezzo busto pure. Balla la spappa. La scavicola. Questo è un video. E si capisce perché ci muoviamo. Se fosse una foto saremmo... Perché mi piace l'argomento, ma ora... Grazie, Thomas. 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 Sto parlando. Scusa. Cuore. Un volo. Fiore. Ubicu. Ecco Ubicu. Bellissima, mamma mia, bellissima, mamma mia. Mettiamoci più vicini. Grande appena, Elio. Appena. Ancora? Così, ancora? Così, ancora? Andiamo da casa. Sì, uccide, scoppatemi con gli occhi. Non so. Sempre con la stessa foto, facevi proprio schifo. Attaccami tutto. Viviamo il momento, questo shooting bellissimo col nuovo modello. Diversamente. Posa come le ragazze francesi, non lo so, non ho mai visto. Credo che le ragazze francesi si spogliano. Oh, ah, sì, ce l'hai un po' di Jack con... È vero, così. Perché c'è un momentino così, Jack. Come se avessi appena partecipato a Esplodo, sono pompatissimo. Sei fiero del lavoro che hai fatto. Oh. Che minchia. Sì, molto sexy. Terza sì. volta che ce la fa rifare a due professionisti come noi, perché non sa prendere il tuo fosse professionisti. Credo questo sia uno dei motivi per la quale ci fa rifare le cose 100 volte. Guardate, sì, che certo. Spettacolo, bellissimo, trucco di scena, Peaky Blinders puro, sì, tanta roba, tanta... ma sai che la bretella proprio stravolge il look. Oh, non mi faccia paura. Attenzione, perché stiamo facendo dettagli per la scena. L'ho fatto alla casa. Thomas. Tra il dis e Tom, perché potrebbe essere veramente pericoloso per il vostro bicipite. Sei stato bravissimo, hai sentito i precisi complimenti. Da gentleman. Eh? Anche io sono bravo. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie. Scommetto che la vostra scena preferita è quando lo prendo a calci. Non abbiamo appena fatto quanto? Tre ne abbiamo fatto. Tre di fila. Tre, vediamo... se questa viene accettata dal nostro regista. Sì, sì. Sì! Oh, ma è tipo il bar? Sto girando. Bisogna prendere l'audio della folla. Così lo montano con il tacco separato. Bomba. Perché se l'avessero fatto durante le riprese non avremmo avuto il nostro audio giusto. Belle interpretazioni che io riprendo. Incitazioni. 3, 2, 1. Facciamo il briefing. Allora, sponsor, inizio video Thomas dice, lo sponsor di questo video è rap, ok? Hai capito? No, no, non ha capito, perché lo devi dire come Thomas. Thomas dice, lo sponsor di questo video è rap, la prossima di questa mappa grazie alla Roma. Amazing! Allora, ora sì. Altro video, altra corsa, siamo qui per il video di Tommy il Piccolo, per una sfida di, indovinate un po', dalla location.
Kebab. Di, no, di sushi. Cosa sta succedendo? No, giustamente Elio si sta chiedendo: ma se sono qui pagato per fare il backstage, com'è che mi sta inculando il lavoro? No, ma in realtà questi sono piccoli ricordi personali. Ma non vloggare più un cazzo e poi ti fai passare le clip. Okay. Bellissimo. La qualità è anche migliore. Tanto c'è il coglione. 20.000. Cos'hai da lamentarti che sei nato nel water? Una barchetta. Finché la barca un po', lasciala andare. Cosa dite? Facciamo Amazing Ninja. Vai. Ok, aspetta. Quanto cazzo bello è che cambia il sonoro in base al... Qualcuno me la prendi quando... Dategli una mano! Date una mano ad Elio! Date una mano Amazing! Perfetto, che Amazing mano, Thomas! Ok, rifai questo, vai. Vai, ridai la botta. No, se no riparto da qua. Ma... Oddio, si è bloccato. Vai tipo così. Ok, vai. Vai. Okay. Immobiliare. No, perché lui è lui. Sono un duco. No, perché lui è lui. Sono un principe. No, perché lui è lui. Quindi io sono un immobile. È un appartamento. Ha detto il titolo immobiliare. Poverino, le finanze sono andate male. No, ma tu sei un coglione. Aspetta, perché Dani, aspetta. Dopo dicono che spingo. No. Sono male. Questa è stata una delle puntate più divertenti. Ok, ma com'è possibile che tutta la produzione stia diventando ri... Non l'ho rotto! Assolutamente sono per te! Questa è la situazione dopo il video Amazing di Thomas. Distrutti. Guarda, gli sembra un pagliaccio grasso. Fagli vedere l'Amazing pancia. È proprio Amazing.